Da questa sera la stella del decimo scudetto milanista è più vicina. Lo stellone, invece, è già arrivato. Soltanto così si spiega l'incredibile recupero del Milan in svantaggio per 0-2 a 10 minuti dal termine. Un derby degno delle grandi tradizioni, almeno dal punto di vista emotivo. Un derby, si sa, è un colpo di dadi, spesso il fattore psicologico prevale su quello tecnico. E così è avvenuto a San Siro, dove l'Inter avrebbe meritato di vincere. L'Inter ha giocato meglio. Senza la foga che l'aveva condizionata all'andata, ha costruito per un'ora abbondante il maggior numero di palle gol. Poi ha forse pagato lo sforzo sostenuto nella prima parte. Sicuramente la scarsa predisposizione a vincere le partite importanti, come già accaduto in altre occasioni. Il Milan ha rimediato con l'orgoglio una situazione disperata. Era acciaccato non poco senza i difensori titolari. Se ce l'ha fatta, il merito, secondo noi, è soprattutto di uno che stava per diventare ex. Fabio Capello, per la prima volta in campo dall'inizio in questo campionato, ha dimostrato quanto valgano classe ed esperienza appena le cose si mettono male. Per senso tattico e determinazione è stato l'uomo chiave del Milan. E visto che siamo scesi in dettagli, a parlare cioè dei protagonisti, ecco Lele Oriali, l'interista di maggior spicco. Lo vediamo in queste sequenze trascinare i compagni e provare, egli stesso, la conclusione difficile. Dopo l'uscita di Bette, già claudicante dai primi minuti, la difesa del Milan se l'è passata proprio male. E qui è riemerso Ricky Albertosi, altro vecchietto indelebile del Milan capolista. A Firenze, Albertosi aveva spudoratamente mentito, dichiarando di aver deviato il rigore di Antonioni. Oggi non soltanto ha respinto quello calciato da Altobelli, ma prima e dopo ha confermato di portare benissimo i suoi 40 anni. All'attenzione di San Siro si è presentato finalmente anche Pasinato, che vediamo mettere in difficoltà il portierone. È il momento più deciso dell'Inter. Altobelli, anche egli da 7 più, ha un guizzo da campione e Baresi lo stende. L'azione sarà ripresentata in moviola e quindi passiamo a documentare la prodezza di Albertosi sul tiro dello stesso Altobelli. Sbagliato il rigore, l'Inter ha una reazione rabbiosa, si avventa nell'area milanista e proprio Pasinato mette Oriali in condizione di segnare. La difesa rossonera è in panne. Un tocco e via, l'Inter passa meritatamente. Il Baresi milanista non ci sta proprio a perdere, si lancia in uno splendido assolo. Bordon annulla con un intervento da Superman. E se il compagno è Superman, Pasinato diventa Fonzi quando offre ad Altobelli il boccone del 2-0. Milan spacciato, pare. Un minuto dopo, De Vecchi, l'avvocato del diavolo, fa meglio di Perry Mason vincendo una causa persa. Prima travolge Bordon su punizione, poi compie la seconda prodezza della giornata con un gol che dà al Milan, oltre che il pareggio, la fondata convinzione di essere nell'anno giusto. Così è pari, un 2-2 che andrà certamente di traverso all'Inter, ma che offre alla famiglia nerazzurra la convinzione di aver gettato le basi per costruire una squadra di rango. Forse quest'anno è tardi, ma dal prossimo derby, insomma, non è finita. Il derby dell'anno prossimo comincia proprio mentre i milanisti si abbracciano. Beh, è stato fatto il record di incassi a San Siro, ma ci sono stati anche i gol questa volta, finalmente. I gol sono mancati invece su calci di rigore, è già un po' che i rigoristi sbagliano e i portieri si sono fatti più furbi. Un calcio di rigore oggi a San Siro, lo rivediamo, vediamo le immagini. È un calcio di rigore molto discusso, andiamo pure avanti. In attacco l'Inter, Altobelli, vedete, supera prima Boldini, poi Morini, arriva Baresi e c'è questa deviazione sul fondo. L'intervento di Baresi, lo vedete, andiamo molto piano, c'è il tocco di destro di Altobelli per evitare l'intervento di Baresi. La gamba destra di Baresi che si allunga, tocca il pallone, la sfiora, fa compiere una deviazione alla palla, vedete, la manda oltre il fondo, poi sul piede va sul piede sinistro di Altobelli che finisce a terra. Abbiamo un'altra immagine di questo episodio, vedete i milanisti che reclamano,
Ed ecco qui Altobelli, il tocco di destro, l'allungo della gamba destra di Baresi, che tocca un attimo il pallone prima di colpire il piede sinistro di Altobelli. È una deviazione quasi impercettibile da qui, però abbiamo visto prima la deviazione del pallone. Comunque, calcio di rigore accordato all'Inter, incaricato dagli 11 metri lo stesso Altobelli. Albertosi prima ha fatto un po' di manfrina, qui non si vede purtroppo il portiere, c'è il tiro, Albertosi si è fatto un po' furbo, è uscito di un paio di passi, poi si è allungato e ha respinto il pallone. È tutto per ora con la moviola, andiamo pure avanti con Ascoli, ah no, con lo studio adesso.